Sì, siediti pure là. Perfetto, partiamo con l'intervista. Samara, ormai si parla solamente di te, stai spaventando chiunque, in tutti i posti. Dicci in anteprima stasera dove ti trovi, cioè farai come hai fatto a Catania, a Milano, a Giuliano, dove sarai stasera? A Gianturco, per rotondà. A Gianturco nel senso che... non mi chiedo per finta, no? Vabbè. Prima domanda, come nasce Samara? Ma cavo stagia la nonna con la parrucca dei cinesi, 12 euro. Posso un ghi che faccia paura. Con la vestaglia era molto divertente, molto divertente. Una cosa seria, però diciamola, sì. Con calma, dopo, eh? Dopo mi uccidi, vabbè. Allora, noi sappiamo che tu sei diventata famosissima dopo il film The Ring, giusto? Raccontaci come sono andate le riprese del film, com'è andata la cosa? Ucciso tutti. Ucciso tutti anche là, cioè proprio, ti piace proprio uccidere le persone? A te, noi ci vogliamo bene. È appena passata l'estate, insomma ci siamo divertiti, siamo rilassati. Tu dove sei stata quest'estate, Samara? Al Samsara. Ah, questa è un'altra battuta. Guarda, finì che t'accidi a te alla fine, ma fa? Se proprio la dobbiamo buttare sulla cosa leggera, allora dici qual è la tua canzone preferita. Sono Samara, e se ti incontro io ti voglio spaventare. E camminavo a piedi nudi per la strada. A me San Giuliano per me è sempre uguale. L'importante è che ti squaggi dentro al corpo, corpo. Ora, ora. Mi piace pure a me. E invece, visto che comunque stiamo continuando sulla leggerezza, qual è il tuo film preferito? Raccontaci il tuo film preferito. Il mio film preferito è la storia di un compleanno di un bambino. E durante questo compleanno il bambino non si sente bene e lo portano all'ospedale. Dopo una settimana ritornano a casa e la mamma dice: vogliamo festeggiare lo stesso. E che film è? Non aprite quella torta. Un'altra battuta, Samara ci fa molto ridere. Non ridere che ti uccido. Vabbè, Samara, comunque noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso. Adesso ci dobbiamo salutare. Perché stai muovendo la testa? Samara, piccia e luce. Scusa. Tu accendi e spegni le luci proprio così. È scomparso. Vabbè, è che stai quando tieni i poteri horror. Ragazzi, aiuto, aiuto.